Sono qui a sostenere Gian Guido D'Alberto con grande convinzione. Io ho fatto per una ventina d'anni l'amministratore e parto da questo. Credo di sapere cosa vuol dire prendere una città al disastro finanziario, al disastro amministrativo e politico e portarla in una fase del tutto nuova, che vuol dire investimenti, che vuol dire servizi che migliorano, che vuol dire interventi ambientali, che vuol dire una serie di cose che fanno di una città moderna, una città viva. Quindi io immagino naturalmente che ci siano ancora tante cose da fare, ma mi sembrerebbe molto strano, ecco, che non si lasciasse la guida a chi ha guidato fin qui questa ripartenza, questa ripresa. Poi ci aggiungo un'altra cosa, attualmente Teramo è in una regione e spero che Teramo si senta parte anche di una battaglia per questa regione. Io credo di capire com'è questa destra nazionalmente in Abruzzo. È una destra, non è una destra sociale, non è una destra liberale, liberista, no. È una destra corporativa e gerarchica, secondo il suo istinto antico. E cioè non le dà fastidio fare un fisco per categorie e quindi trovarsi dopo un po' un welfare per categorie. Si sta già privatizzando la sanità, attenzione bene. E noi arriviamo affamando la sanità pubblica, arriveremo a cose che non si chiameranno mutue, si chiameranno assicurazioni. Dove ci saranno assicurazioni che ti presentano quattro polizze, secondo i tuoi soldi prendi quella migliore, quella peggiore. Non gli darà fastidio frantumare ancora di più il lavoro, dargli più precarietà. Non gli darà fastidio chiamare i poveri quelli che stanno sul divano. Non gli darà fastidio minacciare 6 anni di carcere a chi imbroglia su 350 euro e invece abbonare chi non versa 150 milioni di IVA. Non gli dà fastidio sta roba, dividere la società, perché poi ci mettono sopra un capo. Presidenzialismo, che lo metta a Palazzo Chigi, che lo metta al Quirinale. Questa è la loro idea. Anche a Teramo vediamo la cosa che ci vuole, cioè noi dobbiamo costruire un campo alternativo per offrire agli italiani una scelta, dargli un'opportunità. Il compito nostro credo sia questo prima di tutto e quindi deve venire, diciamo, un incoraggiamento nei luoghi dove questa cosa si è attivata. Teramo è un esempio. Sì, un esempio, per fortuna ce n'è qualche altro, ma non abbastanza ancora, è vero, in Italia, non abbastanza. Alice Slate, il mio coso, hai fatto 30, fa 31, questo è, ok?